Trasferta di Gubbio, scontro diretto in programma venerdì alle 20.45, diretta in chiaro su Rete 8 con ampio pregare a partire dalle 19.45. In attacco dal primo minuto Meazzi con Merola e Cuppone. Cangiano è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio dopo la brutta influenza dei giorni scorsi con febbre molto alta. L'esterno Scuola Roma ripartirà dalla panchina. A centrocampo Zeman recupera Squizzato, l'ex Inter sarà il play, Mezzali probabilmente il rientrante Franchini e Aloy. In difesa non sono previsti cambi. Floriani risponderà presente. Il terzino di proprietà della Lazio ha smaltito con rapidità il colpo subito all'anca. Lieve infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo nel corso della prima parte della sfida col Pineto. Dopo la squalifica di una giornata, prima convocazione per Luca Sassanelli, 19enne attaccante arrivato dall'Andria nell'ultima finestra di mercato. Ancora ai margini gli infortunati a Cornero e Vergani. Il primo tornerà a disposizione intorno al 20 febbraio. Per l'ex Inter bisognerà aspettare la prima settimana di marzo. Gubbio privo dello squalificato Di Massimo, 7 gol, e del lungo degente Galeandro. In attacco nel 4-3-1-2 di partenza, Chierico tra le linee, alle spalle di Spina, che tuttavia parte sempre largo da destra per convergere col mancino Piedeforte, e uno tra Udo e l'ex Teramo Bernardotto. A centrocampo Casolari play, accostato al Pescara in estate, Mercati e Bumbu, arrivato nella sessione di mercato appena conclusa dal Cesena. In difesa appare scontata la conferma di Corsinelli, Tozzuolo, Capitan Signorini e Mercadante. Nelle prime 5 giornate del girone di ritorno, il Gubbio è la squadra che ha fatto più punti, 13, insieme con Cesena e Perugia. Umbri in forte ascesa grazie ai 19 punti, 6 successi e un pareggio conquistati nelle ultime 7 partite. La squadra di Piero Braga non perde dallo scorso 9 dicembre, 2-1 sul campo del Pontedera.